Carissimi, sento il bisogno di rivolgermi a voi tutti, in questo momento così particolare e delicato per il nostro Paese e per la storia dell'umanità intera. Anche la Conferenza Episcopale Italiana, con il suo organismo più rappresentativo, il Consiglio Permanente, ha inviato un messaggio a tutti gli italiani, un messaggio di speranza e di impegno che faccio totalmente mio e che dal profondo del cuore condivido con voi in questo momento. È un messaggio che nasce dalla preoccupazione, siamo tutti preoccupati. Le scelte che siamo chiamati a fare decideranno le sorti del nostro paese nell'immediato. I problemi sono enormi, lo vediamo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre città, in tutto il paese, ma allargando lo sguardo, l'Europa, con la guerra che non cessa assolutamente, anzi sembra incendiare gli animi e i rapporti tra gli stati. E le sfide dell'umanità, l'ecologia, la giustizia, il lavoro, l'energia, l'ambiente in tutte le sue espressioni. Cosa fare? La tentazione che può prenderci è quella di dire tanto non cambia nulla, lasciamo stare. La tentazione fortissima e l'altra tentazione decidono altri, è così complicato, stiamo a vedere. Assolutamente no. Pur essendoci delle lacune in questo cammino che come paese dobbiamo fare verso una democrazia sempre più partecipata e reale, abbiamo il dovere di non disperdere il patrimonio ricevuto. Il voto è un diritto che è stato conquistato con sacrifici enormi e dobbiamo far sì che lo sia sempre di più in tutte le sue espressioni. Diamoci da fare. Impegniamoci. E il messaggio dei Vescovi si rivolge in modo particolare ai giovani che potrebbero lasciarsi così disorientare e anche a coloro che sono disillusi dinanzi a esperienze che non hanno portato frutto. Questo è il momento in cui, credendo, tentando, individuando delle vie, anche se non perfette o complete in tutte le loro manifestazioni attese, decidiamo, orientiamo il nostro futuro. Ci impegniamo, ascoltiamoci, confrontiamoci, costruiamo insieme, scrivendo una pagina significativa per noi, per le nuove generazioni, per il mondo intero che ha bisogno di pace e di fraternità.